Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha consegnato le chiavi dell'ex mercato coperto alla Fondazione ITS nella persona di Andrea Sartori, che aveva proposto già dallo scorso anno di usare lo spazio dell'ex mercato coperto per laboratori, progetti e corsi di studio. Questa mattina a Palazzo dei Priori è stato presentato il render degli ambienti che verranno realizzati all'interno dell'edificio. Il primo piano sarà dedicato a seminari e conferenze. Il piano terra ospiterà una biblioteca, aule didattiche e laboratori, mentre il seminterrato sarà messo a disposizione di giovani che vogliono attivare un'attività di impresa start-up. Ieri, all'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta, il sindaco Ciarapica e i rappresentanti della Proloco Aldo Foresi e Simona Lanzara hanno scoperto la panchina rossa contro la violenza sulle donne. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna Essenze femminili in arte, che si svolge dal 3 al 17 marzo. Oggi noi apriamo la quinta edizione di Essenze Femminili proprio con l'inaugurazione della panchina rossa qui all'esterno dell'Auditorium San Francesco. È da anni che chiediamo all'amministrazione la possibilità di installarla e quest'anno siamo riusciti. Ma secondo me la panchina rossa deve essere tutti i giorni, perché rispetto soprattutto alla donna è sempre, non in questi momenti particolari. Io come presidente della Proloco quest'anno siamo riusciti a avere anche il patrocinio, la collaborazione da parte della Regione Marche. Con il Consiglio regionale abbiamo fatto la richiesta e hanno concesso il contributo per realizzare questo evento. Abbiamo ottenuto un grosso sponsor quest'anno per tutto l'anno 2024 da parte di Conad di Civitanova, del centro commerciale Civita Center, che ci aiuta soprattutto per tutte le manifestazioni. Abbiamo un calendario molto ricco quest'anno perché abbiamo inserito nuovi eventi per il 2024 e ne faremo uno il 7 di luglio, che sarà Civita Vinò, un evento con tutte le cantine del territorio che promuoveremo su tutti i borghi qui all'interno di Civitanova Alta, su tutti gli scorci. Sì, siamo alla quinta edizione quest'anno di Essenze Femminili in Arte e siamo riusciti anche ad arricchirla con l'installazione della panchina rossa e siamo veramente orgogliosi di questo. E Essenze Femminili in Arte quest'anno in particolar modo, proprio simboleggiata dalla panchina rossa, parla dell'amor per sé, dell'amor proprio, della consapevolezza di se stesse, che è un percorso spesso difficile al femminile per una serie di ragioni, sia sociali che private, diciamo così, intime. E la rassegna durerà dal 3 al 17 marzo, sono diversi gli spettacoli che si intervalleranno in questo percorso di due settimane e il protagonista è sempre la mostra di pittura e scultura al femminile, che è uno sguardo importante artistico nel mondo femminile, e gli eventi insomma sono sempre vari, si parla di musica, si tratta di musica, di comicità, teatro, quindi vogliamo sempre dare un volto nuovo alla donna e che questo e che Essenze Femminili possa essere una voce tra le tante voci che possano migliorare in qualche modo una condizione. Non solo la panchina, ma proprio la rassegna Essenze Femminili, che è arrivata oramai alla sua quinta edizione, quindi solo grazie a quell'impegno veramente importante della Proloco, a partire dal presidente, se siamo riusciti in questi anni non solo a organizzare eventi culturali, musicali di livello, ma soprattutto a focalizzare l'attenzione sul tema femminile in generale, soprattutto sul tema della violenza di genere, che oggi è un tema molto attuale, molto dibattuto, ma queste sono occasioni importanti ancor più per effettivamente sensibilizzare l'opinione pubblica su ciò che accade, perché noi pensiamo che la violenza sia solamente fisica, ma così non è, perché la violenza è soprattutto psicologica, la violenza è culturale, la violenza è sociale. Sentivo solamente stamattina da un'indagine che è stata fatta in cui si parlava di pubblica amministrazione, dove i due terzi dei laureati sono tutte donne, però è pur vero che solamente il 30% di queste donne occupano i ruoli pubblica amministrazione. Questo è un dato che senz'altro ci deve far
riflettere. Quindi bellissima l'iniziativa della Panchina Rossa, che serve soprattutto, ecco, a sensibilizzare, a lanciare un determinato messaggio. Siamo contenti che anche Civitanovalta abbia la sua panchina, l'amministrazione in questi anni ne ha inaugurate altre presso il nostro ospedale, in due aree pubbliche della città di Civitanova-Porto, quindi bene che sia arrivata anche Civitanova-Alta, perché oltre a essere, come dire, un messaggio importante, come poc'anzi dicevi, c'è anche contenuto un numero di telefono che è quello per le emergenze. Soprattutto è uno sprone per tutti quanti noi per non abbassare mai la guardia rispetto a un tema, ripeto, che è di grande attualità, perché molte volte le violenze si consumano all'interno delle mura domestiche e la maggior parte dei casi c'è proprio una grandissima difficoltà a farle emergere. Quindi queste iniziative in generale, non solo quella della panchina, ma nel suo complesso di questa manifestazione ormai arrivata alla sua quinta edizione, servono anche soprattutto a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Una struttura nuova, polifunzionale, sismicamente efficiente e priva di barriere architettoniche è quella che sorgerà a Ripe San Ginesio in Viale della Resistenza, destinata ad ospitare l'archivio storico, il deposito comunale e spazi per associazioni. Il commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha previsto il trasferimento a saldo di 600.000 euro all'ufficio speciale per la ricostruzione Marche. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 1,800 milioni di euro nei 300 metri quadrati del piano seminterrato, raggiungibile anche da mezzi di trasporto. Troveranno posto l'archivio storico e il deposito degli atti comunali. Il piano terra ospiterà uno spazio unico completamente aperto. 50 trattori sono tornati in corteo per l'intera giornata odierna in segno di protesta pacifica degli agricoltori locali, che si uniscono alla contestazione delle politiche europee nel settore. Dopo il ritrovo davanti al cinema multisala Super 8 di Campiglione, hanno marciato per le principali vie di fermo. Beh, sicuramente abbiamo attirato l'attenzione a dei problemi che spesso e volentieri per le persone non addette ai lavori non erano a conoscenza, per cui già un passo è stato fatto, c'è molta attenzione nei nostri confronti, andiamo avanti sperando di portare a casa qualche risultato positivo. Si tratta dei costi che dobbiamo sostenere per portare avanti la nostra agricoltura, c'è una politica europea che sembra non ascoltare le nostre esigenze e quindi cerchiamo di portare avanti le istanze nell'interesse di tutti. Ci facciamo ancora sentire perché le istituzioni non ci hanno ascoltato per niente. E allora adesso noi stiamo provando di unirci in comitati per arrivare a poterci sedere ad un tavolo tecnico insieme alle vecchie associazioni e a noi, che discuteremo e combatteremo con loro. No, noi non li abbiamo voluti ricevere né col diretti né le vecchie associazioni, perché fino ad ora non ci hanno rappresentato nel modo giusto. Durerà fino a che non riusciamo a sederci ad un tavolo tecnico.
Avezzano ha ricordato la strage di 80 anni fa. Era il 2 marzo 1944 quando persero la vita 3 persone in una strage di matrice fascista: Luigi Mercuri, di 54 anni, e 2 bambine, Rosa e Maria Teresa, di 11 e 9 anni. I bambini della scuola primaria Carboni sono stati protagonisti di una mattinata incentrata sulla memoria alla presenza della dirigente scolastica Anna Rita Breiozzi, il presidente Ampi Fermo Paolo Scipioni, la sindaca Carla Piermarini e il presidente della provincia Michele Ortensi. Presenti anche i sindaci dei paesi vicini, Carelli di Montottone e Massucci di Montevidon Combatte. Un cuscino di fiori in ricordo delle vittime è stato deposto mentre è stata svelata la targa dei giardini con la frase incisa: «La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo si è taciuta». Crolla il tetto di una casa al Borgo Marinaro, al centro di Porto Sant'Elpidio. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Fermo con l'autoscala, che hanno soccorso 2 persone, madre e figlio di 85 e 60 anni, poi trasportati all'ospedale Murri. I 2, evacuati da casa dichiarata inagibile, non risultano rimasti feriti. Verranno ospitati in una struttura ricettiva elpidiense, ha dichiarato l'assessore Enzo Farina. Mattinata all'insegna dell'arte e della moda alla libreria Rinascita di Ascoli, che lo scorso sabato ha ospitato la presentazione di Tutte le perle del mondo, storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti, il volume di Maria Giuseppina Muzzarelli, che ha incontrato gli studenti dell'Ipsia Sacconi. Dai riferimenti artistici, immancabile richiamo alla Venere di Botticelli che fuoriesce da una conchiglia marina quasi fosse una perla, alle applicazioni pratiche nel campo della moda. Proseguono al centro Pacetti di Monteprandone i corsi gratuiti del progetto Bussola Digitale Orientiamo le Marche, attuato dalla Regione per implementare le competenze digitali dei cittadini. Il primo incontro si terrà venerdì 8 marzo sul tema Sicurezza informatica, conoscerla per proteggere i bambini. Il corso è rivolto a bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura e senza pericoli anche per i più piccoli. Il secondo corso, dal titolo Trovare nuove opportunità di lavoro online, in programma il 22 marzo, è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online. Si è tenuto a Morbegno il campionato italiano di tiro alla fune indoor categoria 600 kg, organizzato dalla FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. L'ASD tiro alla fune Valtellina si laurea campione d'Italia superando i Black Bull di Camaiore, saliti sul secondo gradino del podio, e i Cobra di Fermo, che si sono dovuti accontentare del terzo gradino del podio, battendo i tiratori dell'ASD Lubrensis di Napoli. Al quinto posto i Cerberi di Camaiore. Morbegno ha inoltre ospitato anche la finale del torneo promozionale categoria 480 kg, che tra le 8 formazioni presenti ha visto primeggiare i Cobra di Fermo, al secondo posto il TAF Valtellina e terza l'ASD Lubrensis di Napoli. 3 gare hanno animato il weekend delle bocce marchigiane. Il campione d'Italia Leonardo Stacchiotti è finito sull'albo d'oro del trofeo del centenario della bocciofila alla Combattente di Fano, dove nei prossimi mesi ci sarà la posa nel piazzale prospiciente di una statua alta 6 metri dell'artista fanese Giorgio Antinori, che onorerà tutti i combattenti caduti in guerra a cui la bocciofila è intitolata. Il presidente Gasparelli e il direttivo hanno organizzato la gara di domenica riservata a individualisti di categoria A con 97 atleti. Stacchiotti ha rimontato uno svantaggio a Marco Principi, giovane famese che proprio alla Combattente è cresciuto nei suoi anni da juniores ed ora indossa la maglia della società abruzzese Moscianese. Sul gradino più basso del podio i 2 atleti sconfitti in semifinale: Gabriele Marinelli, che ha ceduto 12-9 a Stacchiotti, e Federico Patregnani, battuto 12-6 da Principi. Settimana di partite di livello anche alla bocciofila Montefanese, presieduta da Paolo Barletta per la 30ª edizione del Trofeo Comune di Montefano. Nella serata di venerdì 1 marzo sono andate in campo le finali del torneo riservate alle coppie di categoria A, a cui hanno preso parte 27 formazioni. Il successo è andato a Francesco Tosoni e Federico Patrignani, che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-7 su Franco Sampaolo e David Torresi. Terzi classificati Massimo Monachese, Giovanni Cognigni.
Ben 165 formazioni di coppia hanno partecipato in settimana alla 32esima edizione del trofeo Evviva Casa, gara per coppie di categoria BCD ospitata dalla bocciofila stazione di Osimo, presieduta da Nazareno Pettinari. La vittoria è andata a Fiorenzo Fascinetti e Luciano Marinoni, che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-7 su Mario Moretti e Marco Bolis. Terzo posto per Simone Funari e Massimo Lanni.